Sì, le indagini sono nate a Firenze quasi casualmente, grazie all'acume investigativo degli uomini della squadra mobile della Questura di Firenze, da un cellulare sequestrato nel corso di una banale rissa. Tutto parte da un cellulare sequestrato nel 2015 a Firenze, da cui emerge l'esistenza di una cellula di un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Un vero e proprio cartello di albanesi, come emergerà dalle indagini, leader nel traffico di droga a livello continentale, che per comunicare utilizzava l'applicativo Messenger di BlackBerry. Questa struttura superiore e la individuazione di vari gruppi determina un passo in avanti enorme nel contrasto alle organizzazioni criminali albanesi. La maxi operazione è durata 5 anni ed ha interessato diverse città italiane e numerosi paesi esteri, per concludersi con l'arresto di 30 uomini ed il sequestro di 5 milioni di euro e quasi 4 tonnellate di cocaina. È stata compiuta questa operazione, che credo per la Procura di Firenze sia abbastanza importante, e credo che sia importante per la Toscana, perché gran parte, o comunque buona parte di questo stupefacente veniva smerciato in Toscana. L'operazione, denominata Los Blancos, ha potuto contare su un vero e proprio gioco di squadra tra la squadra mobile di Firenze, la polizia olandese, la direzione centrale per i servizi antidroga, la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, col coordinamento di Eurojust ed Europol. Cooperazione e collaborazione, che è l'unico strumento per battere le organizzazioni transnazionali.